Io credo che il confine fra artigianalità e industria sia un confine ormai un po' infranto, non ci sia più quella diversificazione che c'era molto tempo fa. L'artigiano però può portare molto l'industria e la macchina dell'industria può aiutare molto l'artigiano. L'artigiano può aiutare l'industria nel modo risparmioso dell'uso dei materiali, nella conoscenza di questi, nella scelta, perché a volte l'artigiano è più portato a fare i conti proprio stretti stretti con i materiali, facendo a volte sacrifici per la bellezza a volte di un materiale. Noi in laboratorio, per esempio, usiamo molte macchine che usano l'industria per fare il manufatto nella sua fase principale, lasciando però tempo, spazio, anche di un certo comodo per arrivare in fondo ad avere un prodotto quasi unico. Non ci sono mai due tavoli uguali nella mia fabbrica, non ci sono mai due sedie uguali, si somigliano ma hanno sempre dei colori diversi, delle finiture diverse. Credo che prima di tutto bisogna mettere d'accordo le due situazioni. Davanti a un problema, l'occhio artigianale deve mettere del suo e l'occhio industriale deve mettere del suo. Solo con un dialogo molto aperto fra le parti si riuscirà a mettere insieme e a far crescere le due cose in maniera naturale. Trovo vivamente questa cosa in una sedia che mi è stata disegnata da un architetto inglese e che presenteremo a questo Salone del Mobile. È una sedia che viene fatta in quercia e che avrà come declinazione una serie di finiture particolari. La fabbricazione viene fatta in maniera molto industriale, come se fosse una sedia prodotta in migliaia di esemplari, per cui il progetto è molto 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 industriale, lasciando però una finitura molto artigianale e molto particolare. Ecco, in questo caso si trova che una parte viene eseguita proprio in maniera molto tecnologica e una finitura invece molto molto artigianale, molto manuale.